Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti in Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte, come sempre, pimpante, pronto, sempre con la sua bella cravatta rossa, Giuseppe Franco, che saluto. Ma guarda, posso aggiungere il fatto che la cravatta rossa è squilibrata questa mattina. Bravo. Che noi stiamo registrando, perché? Bravo, perché oggi parliamo proprio di questo, parliamo di come squilibrare il mercato, cioè come creare uno squilibrio nel mercato, perché questo mese è dedicato principalmente a un libro molto interessante che ho letto un bel po' di tempo fa, e tu che sei più bravo di me l'hai letto addirittura in lingua inglese. Ma non si sa se l'ho capito però, cioè, io l'ho letto, te lo garantisco. Il libro si chiama Tutto Esaurito, poi chiaramente ci ho messo insomma del mio e abbiamo aggiunto del nostro, insomma tutta questa roba qui, però è un libro che ho comprato un bel po' di tempo fa, anzi c'ho anche la data, ti posso dire che l'ho comprato il 23 marzo del 2018, quindi pensa un po', questo qui Tutto Esaurito di Daniel Priestley, non so se ho detto bene il suo nome, ma tu sai sono un po' ignorantello in questo senso, ed è un libro che quando l'ho letto la prima volta devo dire che mi ha lasciato molto interdetto e per certi versi mi ha anche molto sorpreso e illuminato nel corso del tempo. Perché l'ho ripreso oggi? Perché nel corso del tempo, dal 2018 a oggi 2021, effettivamente molte delle cose che ho letto in questo libro poi le ho applicate nella mia agenzia. All'epoca ancora l'agenzia stava per nascere, tant'è vero che c'è una dedica all'interno del libro che c'è scritto c'è 667 agency nell'area, quindi stava entrando 667 agency, stava diventando realtà. Tante di queste cose poi le ho applicate effettivamente, ho visto che non solo con me ma anche con molti dei miei clienti queste cose hanno funzionato veramente, cioè sono delle cose molto interessanti. Quindi questo mese voglio dedicarlo proprio a questo, a 4 puntate focalizzate su come creare uno squilibrio nel mercato e come fare in modo che poi effettivamente le persone bussano alla tua porta e vogliono fare affari con te. Perché, e lascio subito a te la parola, caro Giuseppe, molto spesso le persone credono ancora oggi che per fare marketing bisogna fare il marketing dei grandi numeroni, dei grandi giganteschi investimenti, di coinvolgimento di milioni di persone, mentre oggi il marketing è diventato molto più di nicchia. A meno che dall'altra parte, come sempre, io me lo auguro magari di trovare la Apple, Ikea, Barilla, insomma se questi grandi ci vogliono, noi e te no, siamo subito a disposizione. Ma se sono PMI, aziende, consulenti e professionisti, allora il marketing per loro è un marketing completamente diverso. Beh, diciamo che delle volte possiamo essere delle grandi teste di nicchia, no? Perché a fare tutti questi pensieri, questi collegamenti, si sta un po' tornando indietro, potremmo dire, no? Il discorso che si va sulla relazione, cosa che magari il grande marchio spesso forse questa cosa non la può rappresentare, non la può creare, o meglio la crea, però non come potremmo farla se fossimo più piccoli. Quindi c'è anche un punto a favore o di vantaggio, che è anche menzionato in più volte in questo libro, Oversubscribed, che comunque poi è Tutto Esaurito in italiano. Io prima di iniziare questa nostra avventura riguardo quello che dice il libro, poi delle cose che abbiamo aggiunto, ci sono comunque degli aspetti che sono un po' più legati secondo me al territorio dell'autore, un po' meno in Italia, è una cosa che poi diremo strada facendo, ed ecco perché insomma c'è questo sottotocco magari locale che abbiamo creato noi, per cui io direi di parlare di questo squilibrio. Assolutamente, ma questo è fondamentale, l'Italia non è l'America, ed è per questo che come dire, ci abbiamo messo quasi 3 anni per dire ok, queste sono le cose che funzionano, queste sono le cose che poi probabilmente in Italia è un po' più complicato che funzionino. Sicuramente queste 4 cose, cioè questi 4 elementi chiave per creare squilibrio, sono cose che funzionano, perché sono cose che ho testato personalmente sia con me ma anche con i miei clienti. Sono sicuro che anche tu, conoscendoti, sono cose che hai, come dire, utilizzato più volte nella tua comunicazione. Questi 4 elementi chiave che chi ci ascolta deve veramente prestare molto attenzione e trovare la strada tra queste 4, non tutte e 4 contemporaneamente, scegliere quale tra queste 4 è quello più nelle sue corde, quello più nella sua possibilità, sono l'innovazione, la relazione, la funzionalità
e il prezzo. Cosa vuol dire innovazione? Innovazione vuol dire aver creato qualcosa di nuovo, oppure dare la percezione di aver creato qualcosa di nuovo e originale che nessun altro vende. Questa cosa qui bisogna fare molta attenzione, perché a volte si pensa che l'innovazione sia creare qualcosa che non esiste, cioè io vado a creare qualcosa di completamente nuovo che fino a ieri non esisteva e oggi invece esiste. Non è così. L'innovazione molto spesso è prendere qualcosa di vecchio che c'è sempre stato e semplicemente riproporlo in una maniera, oppure in una funzionalità, che poi è una dei quattro cardini fondamentali di cui stiamo parlando, e riproporla in maniera diversa. Tutto sommato, se andiamo a vedere, no, anche il prodotto film è un prodotto che ha subito tantissime innovazioni, perché è passato, non so, dalla cassetta al CD, al DVD, ora in streaming e così via. Quindi l'innovazione a volte sta proprio in questo, in riuscire a proporre una stessa cosa, uno stesso prodotto in una modalità nuova. E molto spesso questa cosa ci aiuta, perché se riusciamo a trovare un aspetto diverso, un qualcosa di diverso per sembrare, per apparire, per dare la percezione o per essere effettivamente innovativi in quello che facciamo, nel nostro servizio, nel nostro prodotto, allora cominciamo a ritagliarci quella che è la cosiddetta nicchia, cioè alcune persone cominceranno a vederci diversi dagli altri e saranno interessate ad avvicinarsi alla nostra proposta e a capire noi chi siamo. L'altro, questo aspetto di innovazione delle volte viene frainteso. Perché viene frainteso? Perché, come dicevi tu, uno deve pensare di fare chissà che cosa, e quindi guardando, magari fa la sua analisi di mercato, osserva quello che c'è e dice vabbè, adesso faccio qualcosa che nessuno, cioè che non esiste. Allora questo, c'è anche un problema nel comunicare una cosa di questo tipo, che non è soltanto legata al discorso di marketing. Se tu comunichi un nuovo prodotto che comunque non ha una somiglianza minima con quello che già c'è sul mercato, crei disagio per chi ti ascolta. Le persone non capiscono quello che stai dicendo. Quindi noi è bene avere questa abitudine di innovare qualcosa che già c'è, ma con un occhio tuo, che nessun altro vende quel tipo di versione. Non deve essere una cosa che ha, sicuramente non ha nessun elemento che ricordi qualcosa che già esista, perché questo potrebbe creare un problema, potrebbe creare molta diffidenza. Ricordiamoci, ed ecco qui che già viene uno degli elementi fondamentali della nostra nazione, possiamo dire, perché noi siamo, cioè vendere un italiano è una delle cose più difficili, perché siamo diffidenti al massimo, non siamo un po' yeah, come on, un po' all'americana, sì. E quindi anche lì, quando andiamo ad innovare, come dicevi tu, non bisogna trovare chissà che cosa di spaziale, ma bisogna trovare un piccolo, un qualcosa, guardarla in un altro modo, presentarla in un altro modo. Ecco, quello è il passaggio che dovremmo fare, così in modo che possiamo avere persone interessate a quello che stiamo facendo. E dico di più, però insomma ti faccio andare, perché mi viene in mente poi un'altra cosa per quel che riguarda un occhio su tutti questi quattro punti, però me lo conservo per dopo. Esattamente, ma a volte anche l'innovazione, allora il discorso è che, poi chiudiamo con l'innovazione e passiamo subito appresso, cioè, a volte puoi puntare all'innovazione del prodotto e quindi presentare un prodotto in maniera completamente nuova e diversa dagli altri, ma oppure puoi presentare lo stesso prodotto, lo stesso servizio come un'innovazione di sistema, cioè una modalità nuova, cioè un nuovo modo, una nuova tecnologia, un nuovo sistema con il quale tu ti presenti, oppure con il quale tu risolvi il problema. Anche quello, cioè la soluzione è la stessa, ma la metodologia con la quale io ti faccio ottenere il risultato è completamente nuova, e quindi dai una nuova speranza alla persona che sta utilizzando il tuo prodotto oppure il tuo servizio. Il secondo punto molto importante, e secondo me qui veramente bisognerebbe fare una puntata intera, è quello della relazione, cioè riuscire a stabilire una relazione emotiva con il tuo potenziale, con il tuo cliente, cosa che magari gli altri tuoi concorrenti non riescono a fare, perché magari sono aziende molto grandi, oppure non riescono a fare perché non hanno abbastanza tempo, non hanno anche abbastanza soldi, perché a volte si sottovaluta il fatto che creare una relazione può anche comportare un esborso di denaro più alto rispetto a non creo nessuna relazione perché ho un prodotto di massa, lo sparo a chiunque e poi chi se ne frega. Invece riuscire a creare una relazione
con il tuo potenziale cliente oppure con il tuo cliente è molto importante. Cioè, a volte io penso, no, io a volte vado a fare benzina sempre allo stesso posto, non tanto perché la benzina mi costa meno, ma perché mi è simpatico il benzinaio. Vado lì perché mi tratta bene, mi accoglie con un sorriso, anzi lo saluto Matteo, sta lì a Natale, mi ha fatto il regalino, mi ha fatto trovare una cosa simpatica. Cioè, sono piccole cose, piccole accortezze, e nel frattempo lui ha creato una relazione con me. Quindi non penso a trovare un altro benzinaio in zona, anche se ce ne sono, anche di più vicini, vado lì perché lui è simpatico, è sempre un occhio di riguardo. La stessa cosa a volte capita con il bar dove andiamo a bere il nostro caffè la mattina, magari al di là di quello che ci è più vicino eccetera, andiamo lì perché quel barista ti riconosce, sa che tu bevi l'acqua minerale invece di quella naturale, sa che tu vuoi il caffè in vetro e non nella tassa normale, cioè sa una serie di cose perché ti riconosce. Cioè, tu non sei uno qualunque, non sei un avventore qualunque che è entrato nel bar e lui ti chiede sempre ogni volta che cosa vuoi, e questo ti fa sentire speciale. Quindi riuscire a creare una relazione con il tuo cliente, farlo sentire speciale, riconoscerlo, è molto importante. Ed era quello, insomma, che abbiamo detto all'inizio, che è uno dei vantaggi che possiamo avere noi che siamo più piccoli rispetto a una grossa azienda, quello di creare le relazioni. Relazioni che spesso vengono ancora dimenticate. Se ne parla tantissimo, però tu parlavi della relazione che hai quando vai a fare benzina di Matteo, se non sbaglio, no? Il sì. Nome di lui che insomma ti fa sentire a casa, ecco, in famiglia, questa familiarità che invece ancora ora viene dimenticata in piccoli ambienti. Io lo vedo anche nel modo di porsi quando mi trovavo, uso l'imperfetto perché insomma adesso muoversi è anche una cosa un po' sempre più complessa, però quando trovi magari all'ingresso di una piccola azienda, alcuni elementi anche di relazione che dovrebbero iniziare già da lì vengono dimenticati, anzi si crea un muro. E allora poi ci chiediamo del perché in alcuni casi invece ci sono persone vincenti, proprio perché vanno a puntare su questo aspetto. Assolutamente, per migliorare chiaramente la relazione si può puntare a una serie di cose, tipo provare a diventare più influenti e quindi cercare di coinvolgere, ecco, oggi con i social, con tutto quello che ci sta a disposizione, diventare più influenti è diventato anche più semplice. Ci vorrebbero le virgolette vicino alla parola semplice, perché altrimenti è semplice da un punto di vista tecnologico, perché tu accendi il computer, c'hai a disposizione i tuoi social e cominciare a scrivere qualche cosa è semplice. Ma è possiamo dire più accessibile, Massimo, più accessibile, forse è meglio più così. Accessibile, sono d'accordo con te, la parola più corretta è più accessibile. Chiaramente poi devi avere qualcosa da dire, però se nel tuo campo, nel tuo settore, cominci a condividere cose intelligenti, cose utili da parte per il tuo pubblico e così via, è chiaro che per quella nicchia, per quel numero di persone, e qui voglio far comprendere una cosa importante: non è necessario che tu abbia 100.000 persone, 1 milione di persone che ti seguono, a volte ne bastano 1.000, ma 1.000 che ti seguono, 1.000 che aspettano che tu pubblichi qualcosa di nuovo, 1.000 che poi magari mettono mano al portafoglio e comprano da te la tua consulenza oppure il tuo prodotto. Perché a volte anche un numero che può sembrare esiguo può permettere a te, libero professionista, consulente, imprenditore one man company e così via, di fare veramente un business interessante e sostenibile. Quindi togliamoci dalla testa questi numeroni giganteschi e puntiamo a qualità e a un numero di persone che ti segue, ma soprattutto che poi compra da te. E quindi diventare più influenti oppure diventare più conosciuti. Quindi sembrare più familiari. Se io ti vedo più e più volte, poi a un certo punto ho quel senso di familiarità. E quindi anche qui si innesca, poi dovremmo coinvolgere un po' la psicologia, di nuovo il vecchio caro Cialdini e così via, perché il senso della familiarità è chiaro che se devo scegliere tra qualcuno di completamente sconosciuto e qualcuno che comunque ho il senso di familiarità perché l'ho visto più e più volte, almeno una prima volta, un primo tentativo lo vado a fare da chi mi sembra più familiare. E poi chiaramente anche stipulando accordi, questo può sembrare banale, ma è chiaro che se tu fai un contratto riesci a stabilire una relazione con una persona per più tempo. Io mi taccio, perché sai che potrei aprire qui l'impossibile. Esattamente. Quindi al discorso dei video, quando parliamo, eccetera. No, è l'infinito. Andiamo avanti, va che è meglio. No, sui video poi, insomma, tu sei maestro e potresti raccontare tantissime cose. Un'altra cosa, ecco, forse qui
potresti fare un collegamento tra tutta una serie di cose, tra video e così via, è quello della funzionalità, cioè rendere più funzionale e a questo punto direi più semplice tutta una serie di cose, ad esempio anche acquistare il tuo prodotto in maniera più semplice, creare delle procedure più semplici dove la gente insomma arriva sul tuo sito e con due clic compra. Faccio un esempio: Amazon ha rivoluzionato la vendita dei libri, cioè il libro, se ci pensiamo, perché ora noi pensiamo ad Amazon come vendita di qualsiasi cosa, però Amazon quando è nato sostanzialmente aveva scommesso sui libri, che nessuno poi gli aveva dato due soldi perché insomma nessuno pensava che i libri potessero essere venduti online e così via, però sostanzialmente lui non ha fatto altro che un'innovazione, cioè nel senso detto ok, il libro che fino ad oggi si vende in libreria proviamo a venderlo online, e ha reso il processo di acquisto del libro estremamente semplice. Io arrivo su un sito, clicco un pulsantino e il libro mi arriva a casa. Io ho comprato un manuale di marketing qualche giorno fa, l'altro ieri, poi ho dimenticato perché ho premuto un pulsantino, è stato un acquisto praticamente impulsivo, ho visto su un video un libro che mi è sembrato interessante, sono andato su Amazon, ho comprato, ho dimenticato, il giorno dopo è arrivato il corriere e mi ha portato il libro, ho detto che è sta cosa? Ah, il libro che ho comprato ieri, caspita, cioè è talmente semplice che è diventato una cosa che quasi ti dimentichi di averlo fatto perché è così immediato. E quindi anche riuscire a creare un processo semplice per l'acquisto, un processo semplice per contattarti e così via, crea uno squilibrio nel mercato, perché magari con i tuoi competitor è complicato parlare, è complicato entrare in contatto, è complicato a comprare, mentre con te è tutto lineare e semplice. Uno spazio comodo, mi viene da dire, cioè la familiarità, scusami, di cui parlavamo prima, nel fatto di raccontare, io posso utilizzare dei video per poter facilitare quello che è il mio lavoro, quelli che sono i miei prodotti, come devo fare, cioè mi posso porre a livello comunicativo come il consigliere che ti dà dei suggerimenti in più per riuscire a muoverti bene all'interno dei miei spazi, come se fosse una voce guida all'interno dello spazio del mio, non so, mio prodotto, lo spazio inteso come il mio locale dove svolgo insomma la mia professione, eccetera. Tutti gli elementi che rendono più funzionale. E una parola che mi sta molto a cuore, che ho citato sicuramente in molte altre occasioni, è la parola attrito. Noi dobbiamo immaginare come se il nostro modo di comunicare o anche di pensare una strategia è come se fosse un pezzo di un qualcosa che deve scivolare su un pannello, e quindi se noi creiamo attrito questa cosa scivola sempre meno, e quindi immaginiamo questo scivolare sempre meno il fatto del nostro cliente che si avvicina a noi, quindi noi dobbiamo evitare che si crei attrito in questa relazione, in questo rapporto, quindi deve essere funzionale affinché non ci sia un attrito. Amazon, come tu dicevi, non c'è attrito. L'attrito che intendo io è questo: io mi trovo davanti a un prodotto, piggio un tasto che praticamente sembra che quasi anticipi il mouse, che ti avvicini immediato, insomma ci saranno degli... Ecco, e tu hai già comprato, ti viene fuori la schermata che ti dice... Guarda, sta arrivando, leggilo subito. Se per esempio compri un ebook, no? Dice apri, cioè neanche si percepisce, il passaggio è quasi inesistente. Ovviamente lavorano molto all'inizio perché ti fanno la prima volta far sì che tu ti vada a registrare, e poi da lì stop, da lì finisce. Tant'è che adesso i sistemi di pagamento di Amazon, ma stiamo citando Amazon, ma giusto come esempio che conosciamo tutti, addirittura alcuni di siti di e-commerce, magari tu neanche ne conosci per, insomma in agenzia, ma alcuni utilizzano anche il tasto paga con Amazon proprio perché hanno già un sistema di pagamento familiare e funzionale, lo adottano nel loro e-commerce per rendere sempre più facile e funzionale questo rapporto e che ci sia meno attrito nell'acquisto. Ma guarda, ti confermo questa cosa perché per alcuni siti e-commerce che noi abbiamo sviluppato in agenzia qui abbiamo inserito come sistema di pagamento quello di Amazon, e devo dire che da quando abbiamo inserito il sistema di pagamento di Amazon le vendite per l'e-commerce sono aumentate. Perché? Perché la gente si fida di Amazon, ma anche perché molto probabilmente ha già acquistato su Amazon, quindi già ha tutti i dati memorizzati all'interno della piattaforma Amazon, per cui non perde tempo a scrivere un'altra volta la carta di credito, l'indirizzo, eccetera. Preme il pulsantino e compra, e quindi tu un po' stai sfruttando, ecco, stai semplificando l'acquisto sul tuo sito e-commerce utilizzando tutti gli automatismi di Amazon, quindi insomma è una cosa molto, molto utile. E infatti tra le funzionalità per aiutarti a semplificare c'è proprio l'automatismo, cioè cercare di creare
situazione automatica in cui le persone non perdono tempo, comunque le velocizzi o comunque semplifichi. Questo è molto 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 importante, riuscire a semplificare i processi. A volte, io lo dico sempre, a volte basta mettere anche un piccolo video invece di stare lì e scrivere tantissimo testo eccetera. A volte metti un video dove spieghi perché una persona dovrebbe contattarti, perché dovrebbe compilare quel modulo, perché dovrebbe premere quel pulsante. Sembra una cosa banale, invece non lo è. Invece di mettere sempre testo, 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 mettiti tu lì con un bel video e dici: ciao, sono felice che sei qui, ti racconto sta cosa, ti dico chi sono e ora compila sto modulo, così ci sentiamo, ci vediamo dal vivo, ci facciamo una chiacchierata insieme. Cioè diventa semplice, la persona arriva lì e trova una cosa familiare, un video, una persona che parla, ti ascolta, ok, mi hai convinto, ora compilo sto modulo, oppure premo un pulsantino e ti telefono. Cioè diventa tutto più semplice. Il quarto elemento, questo è un po' più difficile da fare, perché insomma entrano in gioco tutta una serie di cose un po' più complesse, chiaramente il prezzo. Cioè è chiaro che se io riesco ad avere un prezzo più competitivo e quindi riesco ad avere magari un prezzo più basso eccetera rispetto alla mia concorrenza, è chiaro che crea uno squilibrio di mercato. Ma qui è un po' più complicato, perché qui devi entrare in situazioni un po' più elaborate, perché ad esempio potresti investire su dei beni che creino una barriera d'ingresso. Quindi ad esempio tu potresti avere dei macchinari, oppure potresti avere delle cose all'interno della tua azienda più complicato, cioè da avere rispetto agli altri. Magari gli altri devono fare anche loro questi investimenti e non sono in grado di farlo. Potresti avere una tecnologia, potresti acquisire una tecnologia che gli altri non sono in grado di acquisire, potresti fare tutta una serie di cose. Oppure studiare un sistema di tecnologico tale che possa coinvolgere, che possa semplificare al massimo il processo produttivo. Insomma, ci sono tutta una serie di cose per fare in modo di creare uno squilibrio sul prezzo. O addirittura potresti avere tu l'esclusiva della vendita di un determinato prodotto su un mercato, ed è un prodotto magari che le persone vogliono, e allora a quel punto riesci a creare uno squilibrio di mercato. Però mi rendo conto che la parte prezzo, insomma, è una parte un po' più complessa, soprattutto se sei una piccola azienda. Diventa complessa anche perché poi dipende da tantissimi aspetti, se ci pensi, no? Da tantissimi in che settore ti trovi. Ci sono sempre le solite regole che devono, dove bisogna stare sulla regola del prezzo. Poi tu in qualche maniera parlavi anche di un discorso anche di esclusiva che io potrei avere su un prodotto, su un qualcosa, dove sicuramente il prezzo è parte proprio integrante di questa spinta che porta alla vendita, e ci sono diversi prodotti. Però come dicevi, non è semplice, perché bisognerebbe conoscere da vicino ognuno magari che ci sta ascoltando e capire effettivamente in quale mercato che cosa sta facendo. Però la base è che già quando tu consideri i primi tre elementi di cui abbiamo parlato, già secondo me hai fatto un buon lavoro. Dopodiché il prezzo, non dico che segue i primi tre, però secondo me già se noi abbiamo lavorato, ci siamo concentrati sui primi tre elementi, sul prezzo poi siamo un po' più facilitati. Alcune volte però succede anche che se noi siamo delle piccole imprese e gestiamo un prodotto che non è propriamente nostro, forse abbiamo anche una guida sul prezzo che può aiutarci. Stavi dicendo, scusami che ti ho interrotto. No, indubbiamente, no, io che stavo entrando. No, vabbè, a parte insomma, magari se sei una piccola azienda riesci a essere un po' più competitivo rispetto a quelle grandi, perché magari c'hai dei costi più, come dire, sei più flessibile, sei più leggera, sei meno mastodontica, quindi da questo punto di vista puoi provare ad essere più aggressiva dal punto di vista del prezzo. Quello che voglio dire, che tu in qualche modo l'hai già accennato, è che in realtà, come vedremo nella puntata numero 2, ma anche nella 3 e nella 4, quando nella prossima puntata vedremo come costruire proprio un ecosistema per generare il valore, in realtà quando tu lavori su questi primi tre punti che abbiamo visto, sulla generazione del valore e così via, il prezzo inizia a diventare un aspetto relativo. Perché io lo dico sempre, puntare sul prezzo, puntare soprattutto sull'abbassare il prezzo, su avere un prezzo più basso e così via, a volte diventa una scelta perdente, perché si comincia a entrare nella competizione a chi lo mette al prezzo più basso, e poi troverai sempre qualcuno che si suicida e ci fa togliere altri 10 euro e poi tutti quanti alla fine vi trovate in mezzo a una strada. Quindi il prezzo, in realtà, una volta stabilito il prezzo giusto, il prezzo corretto, quello che conta veramente è riuscire a lavorare sui primi tre elementi di squilibrio e poi a cominciare a creare l'ecosistema, che è proprio quello che vedremo nella prossima puntata. Ma a questo punto, caro Giuseppe, io direi che un veloce riepilogo da parte tua sarebbe l'ideale.
E signori, quindi si parte? Quindi, ladies and gentlemen, il riepilogo di Giuseppe Franco. Signori, il riepilogo di quest'oggi è un po' squilibrato, perché insomma partiamo da un libro che oversubscribed o oversubscritti oppure tutto esaurito, raccontato da due tutti esauriti. Questo diciamo è l'estrema sintesi. Abbiamo parlato di quelli che sono i quattro elementi di questo squilibrio del mercato, abbiamo parlato di innovazione, cercare di trovare qualcosa di nuovo che non sia comunque un qualcosa di propriamente inesistente, diciamo con un nostro occhio, con una nostra avversione, un qualcosa che innova comunque sempre il mercato e che se nessun altro vende. Secondo punto, ci siamo soffermati su quelle che sono le importanze, anzi l'importanza della relazione, di un rapporto tanto stretto che dobbiamo avere noi con i nostri potenziali venditori o compratori, o chi magari già deve essere un nuovo compratore, e noi dobbiamo comunque far sì che questa persona, quando arriva da noi, si trova a proprio agio, cioè la relazione. Ma questa relazione, per essere facilitata, si collega a quello che è il terzo punto di cui abbiamo parlato, cioè la funzionalità all'interno del nostro sistema, cosa che comunque strizza un po' l'occhio a quello che succederà nella prossima puntata. La funzionalità, cioè di rendere un po' più facile tutto ciò che gira attorno alla nostra relazione di vendita con il nostro potenziale compratore, perché deve essere tutto facilitato senza attrito. Numero 4, elemento piccante, possiamo dire, che è quello del prezzo, cioè l'importanza del prezzo all'interno di questo squilibrio. Come dicevamo, anche alla fine, attenzione però, che il prezzo delle volte diventa una gara al ribasso, a chi fa il prezzo più basso, e quindi in quel caso ci stiamo suicidando, e più che squilibrio significa suicidio. Ma siccome noi non abbiamo parlato di suicidio ma di squilibrio, dobbiamo stare attenti a cercare un prezzo equo e ricordarci comunque che i tre elementi principali che abbiamo detto rispetto al prezzo, innovazione, relazione e funzionalità, siano ben fatti per essere efficaci nel nostro mercato. Perfetto, e detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao! Ciao!